Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video recensione di App Video Review. Oggi parliamo di un'applicazione che serve per monitorizzare il credito o i dati di abbonamento per un scheda 3. Nel caso specifico parliamo di credito 3 per 3. Eccola qui, applicazione compatibile sia per iPad che per iPhone e che adesso andremo a vedere come funziona. Lo vedremo su iPad e poi faremo come sempre un excursus anche su iPhone. Come vedete, questa è la sua applicazione. Una volta aperta ci darà la possibilità di avere più di un numero in selezione. Adesso lo andiamo a scegliere uno dei due. Ecco qui, aggiornato. In alto a destra abbiamo un secondo pulsante dove potremo andare a scegliere le impostazioni, ovvero inserire i dati di login e di password per accedere al sito. Ricordo che bisogna assolutamente registrarsi prima al sito, altrimenti non sarà possibile accedere, così come si potrà avere tutte le informazioni sulle schede solo se l'area clienti di 3 è raggiungibile. Potremo visitare il sito del produttore o inviargli un'email in caso di problemi. Al centro del nostro iPad abbiamo il credito, le soglie, le fatture, storico ricariche, dettaglio e sono 3. Credito, questa è chiaramente una scheda ricaricabile, quindi mi dirà quanto ho ancora di credito e quando ho effettuato l'ultima ricarica. In caso di abbonamento chiaramente non ci sarà questa voce. Le soglie presenti sia in caso di scheda ricaricabile che di abbonamento, soprattutto per il traffico internet. Però qui noi abbiamo la super internet su questa scheda, la uso per iPad, quindi come vedete mi dà le informazioni che mi servono, ovvero quanto ho consumato e quanto mi resta. Fatture su questo numero non sono visualizzabili o ricaricabili, quindi è una funzione che non è disponibile per chi ha un ricaricabile, ma sicuramente molto utile per chi come me ha anche un abbonamento con 3. Cosa molto ben fatta è che per poter accedere alle fatture bisognerà reinserire nuovamente username e password per aumentare la sicurezza dei dati. Storico di ricariche, funzione presente solo per le autoricariche, funzione molto importante per chi ha gli obblighi di ricarica mensile. All'inizio infatti l'iPhone poteva essere venduto anche con cariche con un obbligo di ricarica mensile, quindi questa è una informazione molto importante per sapere se abbiamo fatto oppure no la ricarica necessaria per mantenere, per rispettare il contratto con il gestore telefonico. Dettaglio del traffico, eccolo qui, vengono visualizzate tutti i dati, quanto sono state fatte le chiamate, l'importo e quant'altro, e sotto, siamo inizio mese quindi poco, tutto il traffico generato. Questa scheda genera solo traffico rete, una scheda in abbonamento chiaramente genererà anche traffico di fonia e di SMS / MMS, che potremo comunque selezionare qui in basso scegliendo internet chiamato SMS. Funzione interessantissima è questa, basterà inserire un numero o prendere dalla rubrica un numero telefonico per sapere se questo è un 3 oppure no. Come vedete è un'applicazione molto completa, possiamo effettuare l'aggiornamento dei dati, per esempio per vedere l'aggiornamento costante. Solo una cosa, nello switch tra un numero e l'altro, attualmente l'attuale versione ha qualche problema, nel senso che richiede, arriva un pop-up in cui dice che gli username e password sono sbagliati, ma basterà fare aggiorna dati e questo verrà risolto. Lo sviluppatore ha detto che, essendo ora uscita la 1.1.2, manderà subito la 1.2 alla Apple per risolvere questo problema. Passiamo adesso a vedere come invece funziona per iPhone. Per iPhone funziona uguale, nella stessa maniera, l'unica differenza è chiaramente lo schermo è un po' più piccolo, quindi verrà adattato. Eccolo qui, come vedete già è pronto, stesse icone, credito, soglie, fatture, storico e traffico dati. Non abbiamo qua sotto i dati, la data dell'ultima ricarica, perché chiaramente non entrava, ma per il resto come vedete è identico.
non c'è nulla di differente, quindi molto comodo per chi ha iPad, che sia 3G o utilizzi un piccolo routerino come me per poter navigare anche fuori casa, non in presenza di wifi, ma comunque questo, soprattutto per chi ha l'iPhone, è veramente utile, chi ha l'iPhone e chi ha una scheda 3. A questo punto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di averci seguito ancora una volta e vi auguro buona giornata. Ciao ragazzi!